Aumentano i furti in tutto il litorale romano. Nelle ultime settimane i ladri hanno preso di mira in particolare appartamenti ed esercizi commerciali di Marina di Ardea. In questo esercizio qui alle Spalle 2 ha subito circa 4 furti e non è una cosa giusta perché cioè, la padrona, diciamo, i padroni di questo esercizio la notte dormono proprio spaventati. Esattamente che una persona che si deve alzare la mattina per guadagnarsi un po' di pane, per pagare le tasse e per portare avanti la famiglia, avendo subito questi furti, penso proprio che non è una cosa bella. Avete fatto già segnalazioni? Le segnalazioni sono state fatte, hanno anche provveduto con uomini dell'arma in giro per le strade, pattuglie, ma l'arma purtroppo sono pochi uomini. Lei ha subito 3 furti in meno di un anno. 3 furti in meno di un anno in un'agenzia immobiliare, quindi non so che cosa pensavano di trovare, però è veramente vergognoso. Cosa le hanno rubato? Hanno la prima volta, diciamo, solo computer, solo, insomma, hanno strappato i computer. L'ultima volta hanno buttato giù una parete per sradicare la cassaforte che era all'interno dell'ufficio. Noi negli ultimi 2 mesi abbiamo subito un furto. Questa è una zona che negli ultimi tempi non è per niente tranquilla. Qualche giorno fa c'è stato un furto anche a 100 metri da qui e siamo preoccupati. Questo è un territorio che potrebbe essere il fiore all'occhiello dell'Interland romano, eppure ci troviamo in difficoltà proprio perché non siamo più tranquilli. In attesa dell'intervento delle istituzioni abbiamo chiesto alcuni consigli per prevenire i furti ad un esperto di sicurezza, Roberto Porrini. Normalmente circa il 70% dei furti negli appartamenti in particolare avviene attraverso la violazione della porta blindata. Oggi il rischio maggiore è proprio quello perché una grandissima percentuale di serrature, anche quelle che sono state aggiornate sostituendo la vecchia doppia mappa con il cilindro europeo, sono violabili. E per le attività commerciali? Per le attività commerciali la soluzione è sicuramente opportuno difendere il perimetro con la serranda attraverso un lucchetto, attraverso delle barre laterali che possono impedire il sollevamento della serranda, ma riteniamo che la soluzione definitiva è quella che stiamo valutando già da diversi anni, che è il sistema di erogazione di nebbia antifurto. L'associazione La Voce del Popolo ha preparato una petizione popolare da presentare al prefetto di Roma per richiedere un rafforzamento delle forze dell'ordine nella zona. In pochi giorni la petizione ha raccolto oltre 250 firme. Per Canale 10, Paolo Leone.